Oggi, martedì 4 febbraio 92, nell'aula dell'appello del martedì, si discute e si decide su Vialli per l'appello, rompe il silenzio stampa, faccia a faccia Baggio Van Basten, Milan Juve, Rivera dice tutto, la verità sul futuro di Schillaci, violenza, gli sviluppi dei casi, Genova, Cagliari, Ascoli e Lecce, Zola e Blanc, il Napoli rivola, tutti i torti arbitrali subiti dal Foggia, mercato, clamorose anticipazioni, classifica la Moviola, documenti esclusivi, concorsi, in premio, videoregistratori, abbonamenti allo stadio e una splendida macchina. L'appello del martedì, dove Elenio? Dove i giornalisti non sono uguali per tutti. Balla! L'appello del martedì, in collaborazione con Pony Edil Express, gli spazzacamini del XX secolo. Ora è il momento di pulire la tua canna fumaria. Pectol caramella balsamica. Respiro fresco e profondo. Buonasera, buonasera. Buonasera e benvenuti alla nuova eccezionale puntata dell'appello del martedì. Dopo la rissa del processo del lunedì, poi Biscardi, dopo ne parleremo con te che ne abbiamo da dirti, presentiamo subito i nostri eccezionali ospiti di stasera. Allora, Elenio Herrera, Umberto Smaila, Ezio De Cesari, Cesare Lanza, padre Mario Galli, padre spirituale della Sampdoria, Roberto Boninsegna, Franco Ordine. Andiamo a Roma, abbiamo la voce più, una delle voci più care della nostra epoca, Nando Martellini, Gianni Melidoni, a Napoli due campioni, Laurent Blanc, Massimo Mauro e Mimmo Carratelli. Qui abbiamo ancora Teo Teocoli. Con Angela e Gabriella che saranno da domenica protagonisti di un incredibile, straordinario nuovo spettacolo destinato a un successo eccezionale che si chiamerà Scherzi a parte, del quale poi parleremo a lungo con Teo. Poi abbiamo le nostre ballerine Giuca Scasella e per finire Moana Pozzi. Moana, eccola qui, Moana Pozzi. Vieni. Veloce. Eccola qui, il diavolo e l'acqua santa. Sedetevi. Perfetto, benissimo. Allora. Allora vi ricordo i nostri sponsor, grazie sempre a loro, Pony Edil Express, leader nelle manutenzioni degli stabili legato al grande concorso Guanto d'Oro, e Pectol, ecco qui, numero uno delle caramelle balsamiche di vari tipi, poi dopo ne parleremo, ne distribuiremo e tutto. Blan, mi sente? No. Blan? Sì. Ecco, ha visto Olympique Marsiglia-Inter, 2-1 per i francesi. Lei che è stato tanti anni in Francia, chi è il giocatore che l'ha colpito di più e che consiglierebbe all'Italia? Voi conoscete tutti Jean-Pierre Papin, però io credo che anche un giocatore che mi sembra che è un buon giocatore per venire a giocare in Italia e si chiama Basile Boli. Boli? Ecco, sì. Boli che è stato quello che ha fatto il primo gol per i francesi. Ecco, ma prima parlava anche di Waddle, eh? Come? Maurizio, Blanc parlava anche di Waddle prima. Ah, però di Waddle? Ah, benissimo. Senti. Ma possiamo prendere anche uno francese? Sì. Blanc, dove finirà Papin? Non lo so. Non lo sa, benissimo. No, non lo so. Benissimo, ne parliamo dopo.
Nando Martellini, rapidamente, tu che hai visto partite in ogni parte del mondo, domenica c'è Milan-Juve, un tuo pronostico. Martellini? Chiedo scusa, non era giusto l'audio, cosa dicevi? Un pronostico secco di Milan-Juventus. Ah, secco, vince il Milan. Vince il Milan. Allora, Teo, aspetta, Teo, Teo Teocoli, prima domanda a Moana Pozzi. No, ah, io a Moana Pozzi? Sì. Come mai? Così? No, stavo ascoltando il pronostico di Martellini e così e penso, voglio essere proprio imparziale, penso che lui abbia ragione. però... no, un momento. No, così si uccide il campionato subito, la gente si distrae un po', guarda le altre trasmissioni come Scherzi a parte in onda su Italia 1 alle 20:30. A Moana Pozzi devo fare una domanda? Tanto sì. Vorrei salutarti. Ciao Moana, come stai? Bene. Noi abbiamo fatto assieme l'Odissea in televisione. Va bene, abbiamo capito tutto. No, vabbè. Abbiamo capito tutto, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo, che domanda devo fare? Ah, qual è? Qual è? Moana, tu usi Pectol? No, usi Pectol perché... Sono buone. Allora, vi lancio subito, scusate, rapidamente, vi lancio subito il sondaggio, il nostro sondaggio telefonico di questa sera. Quella caramella lì però assomiglia più alla testa di De Cesaris che alla... Scusate, veloci, domenica c'è Milan-Juve, la domanda è questa. Due grandi allenatori, Capello e Trapattoni, sulla panchina della vostra squadra del cuore, vorreste Capello o Trapattoni? Telefonate come sempre allo zero. Perché avete riso? Ho fatto vedere la testa, ma questo c'ha i capelli, Chi? Questo c'ha i capelli. Pectol. No, ho detto Capello. Pectol. Ma hanno fatto vedere la mia. Ah, la pelata. Allora, telefonate allo 0369-56122 per chi chiama da fuori Milano o 56122 per chi chiama dalla rete di Milano. Fra poco vi ricordo, comunque avete visto che non c'è Jessica purtroppo, niente di grave, è a letto con l'influenza. Ci sentiamo dopo. Pony Edil Express, gli spazzacamini del XX secolo. Pectol, caramella balsamica.